Bene, buonasera a tutte, buonasera a tutti per questo incontro che mi curiosisce e promette molto bene. Questo è un incontro organizzato dalla CUC. Intanto devo dire che cos'è la CUC per i non addetti ai lavori, soprattutto per i nostri ospiti. È la Consulta Universitaria del Cinema che riunisce tutti i docenti, tutti i professori di cinema, televisione, fotografia, insomma, il settore dell'audiovisivo, che festeggia quest'anno il 30° anno, quindi è una celebrazione. Anzi, probabilmente faremo un piccolo documentario per celebrare la nascita all'inizio degli anni 90 di questa associazione, di questa consulta, che da tempo cerca di aprirsi all'esterno, cioè di non essere soltanto attenta ai problemi sindacali o dei posti, no, di lavoro, ma di essere aperta alle professioni soprattutto, di essere aperta al mondo del lavoro, al mondo del cinema, che in questo momento sappiamo così tanto in sofferenza. In particolare, abbiamo inventato questa formula del making of, insieme a un'altra serie di iniziative che si chiama le iniziative dei Montag dei lunedì. Il lunedì presentiamo dei libri, facciamo alcune attività così di sponsorizzazione dei lavori dei nostri soci, e invece il making of è più l'apertura verso le problematiche dei festival. Ad esempio, c'è stata una prima volta, è stato un incontro molto interessante con i direttori dei festival di Venezia e di Torino. E insomma, adesso a ripresa. Tutto questo avveniva in mezzo al Covid, tra lockdown e prima apertura, e adesso siamo in questa fase di mezzo molto, molto triste e molto contraddittoria. Allora, la prima iniziativa di questa seconda fase del Covid era di capire le professioni del cinema e aprirsi quindi ai collaboratori artistici cosiddetti, no? Intanto per noi l'importante era far capire la nostra idea di cinema, cioè il cinema come lavoro di gruppo, come lavoro collettivo, come lavoro che non è soltanto basato sull'autorialità di un regista o di uno sceneggiatore. Autori sono anche i montautori, sono anche gli autori della scenografia e dei costumi, i direttori di fotografia, eccetera, eccetera, eccetera. Il film è un lavoro collettivo, chiaramente. Quindi questo è un appuntamento che resta molto, tanto per ribadire questa collaborazione, questa importanza dei collaboratori artisti, ma poi per monitorare la situazione in cui stiamo vivendo, la situazione di sofferenza delle troupe, i cinema che sono chiusi, i teatri che sono chiusi, il modo in cui si sta organizzando la troupe con le distanze, con le doverose distanze, con i problemi dei tamponi, con la disoccupazione, con la gente che non lavora in tutto il settore. Quindi è un momento abbastanza drammatico su cui volevamo riflettere. Allora, per non perdere troppo tempo, abbiamo interpellato tre persone importanti tra i professionisti del cinema. L'ospite principale, tra virgolette, ma perché è un mio caro amico e gli sono molto affezionato, è Roberto Perpignani. Non ha bisogno di presentazione. Roberto è uno dei più importanti montatori italiani, è stato il coordinatore di montaggio al Centro Sperimentale, tuttora docente al Centro Sperimentale, ha esordito come assistente, per dire, di Orson Welles, ha lavorato con tutto il primo Bertolucci, pensiamo a prima della rivoluzione, ha collaborato con tutti i film degli italiani sino a ora. In questo momento è in moviola a montare l'ultimo film appena girato e ancora deve girare per problemi di Covid, appunto è in stand-by, di Paolo Taviani, e poi insomma ha lavorato con tutti quelli di noi che sono cinefili e hanno il gusto del popolare. Sappiano che Perpignani ha fatto non soltanto Italiani o Bellocchio, ma anche Ettore Maria Fizzarotti, cioè qualche musicarello. Noi siamo contenti di vederli questi film, anche di profondità. Poi Carlo Poggioli, che a noi storici del cinema ricorda un altro Poggioli, infatti è nipote, se lo posso dire, di Ferdinando Maria. Quindi gli esperti di cinema degli anni 30, 40 saranno contenti di questo. È
è presidente dell'ASC, l'Associazione Italiana Scenografi, Costumisti e Arredatori, mentre Perpignani è presidente della FIDAC, la Federazione Italiana delle Associazioni Cine Audiovisive, ed è presidente onorario anche dell'Associazione Montaggio Cinematografico e Televisivo. Ma torniamo a Poggioli, che Poggioli ha collaborato come assistente a film dei più grandi, ma forse il suo nome si lega in questo momento soprattutto all'ultimo Sorrentino, da Youth a Loro Uno, Loro Due, e poi il Sorrentino Televisivo, The Young Pope, eccetera, eccetera. Quindi, insomma, i costumi. Ci tengo a dire che la mia ultima bellissima esperienza è stata con Terence Malick, perché ho fatto il suo ultimo film, che abbiamo finito a dicembre scorso, proprio prima della pandemia. Un film che ci metterà 2-3 anni a montarlo. Speriamo di vederlo presto. Ma costumi impegnativi, devo dire, io sono un amante della fantascienza. Tu hai fatto Divergent, no? Ho fatto anche Divergent, sì. Quindi voglio dire che non è poco. Ci tenevo a dire che abbiamo finito da poco, anche se abbiamo dei rifacimenti, il Caravaggio, L'ombra di Caravaggio, diretto da Michele Placido. Domenica abbiamo dei rifacimenti addirittura da fare. Benissimo. Quindi ci racconterai questa cosa. E poi, insieme a Poggioli, la vicepresidente dello stesso ASC, che è Lucia Nigri, che è tra l'altro una collega, perché se non sbaglio è docente alla Facoltà di Architettura della Sapienza, no? Quindi insomma, ci racconterà anche della Sapienza, e poi con l'ASC facciamo dei corsi di alta formazione proprio di scenografia e di arredamento, perché come associazione di scenografi e costumisti ci teniamo proprio a questo, cioè alla formazione, perché in realtà la cosa per noi principale e che un professionista che poi va sui set o va negli studi televisivi abbia quella formazione giusta e adatta per affrontare questo tipo di lavoro, che è molto tecnico, che ha bisogno di competenze molto tecniche. Quindi insomma abbiamo scelto bene, nel senso che siete tre che siete molto interessati alla formazione, professori e docenti a vostra volta, Sapienza, Centro Sperimentale, ASC, eccetera, potete dialogare con noi sul terreno appunto dell'educazione all'immagine, ma soprattutto sul terreno della formazione in questo momento. Allora io darei la parola adesso a Roberto, se siete d'accordo, no? Che insomma, il veterano, tra l'altro segnalo che ad aprile Roberto festeggerà i suoi 80 anni, quindi gli facciamo già gli auguri adesso, poi avremo modo di festeggiarli anche in altre occasioni, festival, eccetera. Ma insomma, fra un mese è un ottuagenario, insomma, potrà fare il suo diario di ottuagenario. Bene. E anche il vaccino. Quindi Roberto, ci piacerebbe che tu intanto ci dicessi questo, il problema della collaborazione tra i professionisti, diciamo, e i registi e gli sceneggiatori. Tu tra l'altro hai lavorato con Lino Micichè, che è stato tra i fondatori, forse il, diciamo, padre di questa CUC di cui stiamo parlando. Tu hai lavorato a stretto contatto con lui al Centro Sperimentale, quando era presidente del Centro Sperimentale, hai fatto, sappiamo, tanti piani, no, di rinnovamento, poi alcuni abortiti anche con le nuove gestioni del Centro Sperimentale. Ma insomma, sul terreno della formazione, sul terreno della collaborazione, sul terreno dell'insegnamento, ne sai qualcosa. Allora, mi piacerebbe che facessi questa riflessione e poi ci dicessi anche il momento che state vivendo, come i professionisti del cinema si pongono rispetto all'epoca Covid, no? Nella lavorazione, quali sono le sofferenze e quali sono le criticità e quali sono anche le speranze. C'è notizia di questi giorni, delle ultime ore, che Franceschini auspica la riapertura a breve dei cinema e dei teatri. Se non si aprono i cinema non hanno senso neanche le lavorazioni. Quanti film sono bloccati in questo momento perché si spera, no, pensa a Moretti, Verdone, perché si spera di uscire in sala e non, come dire, mandare e forse disperdere i film sulle varie piattaforme. Allora Roberto, a te la parola. Intanto, vabbè, buonasera, mi fa piacere che ogni volta che c'è un incontro
si aprono tanti di quegli argomenti che non li concluderemo assolutamente, cioè andremo per campionature. Allora, intanto non per parlare appunto di professioni, ovvero anche come l'hai definite le collaborazioni artistiche, le autorialità in qualche modo misconosciute. Comunque sia, diciamo che il cinema è un luogo dove ci si incontra, si collabora, ci si intende. Si continua l'uno rispetto all'altro un progetto che io ricordo Peppino Rotunno che diceva: io leggo una sceneggiatura e vedo le immagini. Un montatore non potrebbe fare il suo lavoro se non vedesse fisicamente le immagini realizzate, però quello che è importante è che il lavoro dell'uno confluisca poi nelle competenze dell'altro, che ci si intenda lungo il percorso da realizzare, anche con delle innovazioni, con delle uscite di strada che possono sembrare opportune, eccetera. Dunque, il cinema mi ha appagato fortemente, ampiamente. Io ho studiato pittura, dunque sono arrivato al cinema per una vera e propria, un percorso di digressione. Mi hanno proposto di lavorare con Orson Welles e qualcuno mi ha detto: ma che sei scemo, corri! E l'incontro con Welles mi ha cambiato la vita. Però la cosa che mi ha appassionato molto è che si incontrano, appunto, che siano registi o sceneggiatori, che siano persone che lavorano insieme a te o al tuo fianco o comunque in altri ruoli, si incontrano le persone perché la nostra intelligenza è fatta di comunicazione, è fatta di senso dell'intendersi. Tant'è vero che lavoriamo sui linguaggi e i linguaggi sono appunto il terreno sul quale ci si scambia. Non solo le idee, ma le emozioni, le percezioni, i progetti. Poi oltretutto, io ho incontrato giovanissimo, a 22 anni ho incontrato Bernardo Bertolucci, abbiamo lavorato per molti anni, con gli italiani sono 53 anni che di lavoro insieme, ora con Paolo, ma fino all'altro giorno era con Paolo e Vittorio. E poi aver incontrato così tante persone che esprimono la stessa cosa, nelle diversità ovviamente. Ogni regista, ogni progetto, ogni produttore hanno una personalità. La cosa buffa è che ci si adegua alla personalità dell'altro, si intende cosa ci viene trasmesso e poi lo si elabora, gli si dà una forma che sia una forma condivisa, una forma di sostanzialmente di una combinazione immaginativa. Allora, questi poi diventano dei mestieri, diventano anche delle professioni. Io se fosse solo stata professione, il montaggio non mi sarei lasciato attrarre, perché la cosa bella è che io ho scoperto montando che dovevo far ricorso alla mia sensibilità, non allo schema di un qualche cosa che può essere definito mestiere. E allora a questo punto la cosa molto bella è che al di là delle persone con le quali ho lavorato, invece ho scoperto il rapporto con i giovani. A 35 anni sono stato chiamato al centro sperimentale per insegnare e da allora ad oggi sono 44 anni che insegno al centro sperimentale. 44 anni significa crederci. Significa credere nei giovani, credere in quello che diventa per noi un terreno sul quale andare a coltivare la sensibilità, le idee, la una sorta di vocazione. Allora, la curiosa opportunità che mi ha portato appunto ad essere presidente della federazione è che quando è nata la federazione eravamo lì a voler rilanciare i nostri saperi. Cioè, noi sapevamo che il nostro cinema era altamente considerato, però volevamo che non accadesse che
con gli avvenimenti che ci allontanavano dall'età d'oro, diciamo, della nostra creatività, a un certo punto che noi si entrasse in un mondo di ripetitività. E allora soprattutto non volevamo che ci fosse il degrado, non volevamo che ci fosse la riduttività, perché la creatività non ha bisogno di riduttività, ha bisogno al contrario di incentivi, ha bisogno di sollecitazioni, o meglio ancora, la creatività sollecita tutti a dare il proprio meglio. Allora, questa cosa della federazione dura da 15 anni. Oggi stiamo lanciando delle proposte al Ministero, al MIBAC, perché vogliamo lavorare sulla riqualificazione professionale, non solo per le persone che hanno già una competenza altamente, diciamo, riconosciuta, ma anche perché il sistema, diciamo, della elaborazione oggi passa attraverso le elaborazioni tecnologico-digitali. E per fare questo sappiamo benissimo che quel mercato lì finirà per rinnovare costantemente i suoi software, le sue modalità, eccetera. Non possiamo permettere che il sapere rimanga confinato in qualche modo in un concetto di obsolescenza. Vabbè, ma tu sei dell'epoca di quella macchina là. No, bisogna che tutti si aggiornino, ma soprattutto che i giovani entrino, e qui arriva l'università, che i giovani entrino nei mestieri con delle alte consapevolezze, alte aspettative e alte capacità di essere rappresentanti di una nuova, di nuove generazioni creative, ideative, anche civilmente impegnate. Allora, sostanzialmente direi proprio che ai giovani bisogna in qualche modo fornire una formazione, sì, è vero, anche professionale, anche specifica, ma soprattutto culturale, perché la loro formazione possa convertirli in cavalli di Troia. Devono entrare nel mercato con delle attitudini creative, attitudini all'idea, perché il mercato si lasci corrompere dal valore delle persone che hanno delle proposte da portare. E dunque, come ho scritto dalla Scuola di Cinema di Cuba, dicevo, bisogna che i giovani non siano subalterni al lavoro, ma siano invece dei portatori di idee. E adesso come si comporta la federazione rispetto alla crisi del Covid? Avete delle proposte? Qual è il polso della situazione? Qual è la tua sensazione? Ha fatto dei danni un po' dappertutto. Ci sono stati il ministero ha cercato di tamponare, ha detto che c'erano delle forme di sostegno per chi aveva, però sono sempre state in qualche modo inadatte, perché la stessa conoscenza del mondo del lavoro non è tale da poter dire abbiamo avuto tutti gli strumenti per poter arrivare là dove era giusto dover arrivare. Ci sono molte sofferenze, non bisogna tollerarlo, ma nello stesso tempo bisogna capire che in una situazione di confusione nella quale l'Italia e il cinema italiano versano da molto tempo, la gestione politica e la gestione specifica di ogni settore non è sempre in mano ai migliori, e allora purtroppo non sto criticando nessuno, non ho fatto nomi, però sappiamo benissimo che è così. Sappiamo benissimo che spesso abbiamo a che fare con persone che non capiscono quello che diciamo, non sono i cosiddetti competenti, e allora vedi che sottovalutano l'opportunità di poter incrementare quello che sanno, quel poco che sanno, con quello che potresti aggiungere. Però bene, allora vogliamo continuare il giro. Ecco, Carlo non lo fermi proprio, devi farlo parlare. No. Bene, no, appunto, no, facciamo il giro. No, volevo... Allora, contrariamente però a quello che dicevi, Vito, cioè riguardo che c'è una grande crisi di produzioni e cose, ti devo dire che non è vero. Cioè noi abbiamo una grande crisi dei prodotti cinematografici pronti, ma che non possono uscire perché le sale sono chiuse. Ma in questo momento a Roma non sappiamo a chi dare i resti. Lo so, hai ragione, bravo. Voglio dire che abbiamo comunque
un bisogno da parte delle piattaforme, soprattutto, no? Di Netflix, di Amazon, di produrre, perché è stato consumato tutto quello che c'era da parte durante il Covid. Cioè, diciamo la verità, siamo stati tutti davanti al televisore a vedere delle cose interminabili di puntate consumate anche in una sola notte, per dire, e in questo momento a Roma ci abbiamo tantissime produzioni, cioè per esempio a Cinecittà, hai ragione, poi diciamo a Cinecittà non c'è teatri disponibili, alla De Paulis non c'è teatri disponibili, Ridley Scott sta girando a Roma, cioè che è un grossissimo progetto e hanno cominciato a girare, cioè ci sono delle serie Netflix, io sto facendo una serie europea con la televisione tedesca, la televisione francese e la Rai, cioè abbiamo, purtroppo il cinema vero si è fermato, nel senso che non essendoci l'uscita dei film, questa è la cosa grave, cioè avendo chiuso le sale non c'è la possibilità quindi di far uscire i nostri meravigliosi film che sono pronti e che io non vedo l'ora di vedere. Quello che è stato colpito è la parte dello spettacolo dal vivo. Ecco, lo spettacolo dal vivo, esattamente un anno che è stato chiuso tutto e tutte le persone che lavorano, ovvero teatri d'opera, teatri di prosa, concerti, loro hanno sofferto molto più di noi. Domattina infatti ci sarà una manifestazione davanti al Teatro dell'Opera, invito tutti perché veramente dobbiamo dare sostegno a queste persone che non hanno, che ne lavorano. Mentre nel cine audiovisivo, bene o male, il lavoro è continuato, non si è neanche fermato durante il Covid. Cioè, io ho fatto un film in cui abbiamo cominciato, ci siamo fermati qualche giorno, ma siamo andati avanti, così come tantissime altre produzioni. Cioè, alla fine il prodotto è stato portato a casa. Senti, Carlo, una curiosità anche per gli studenti che ci seguono. Ma come si organizza il set in questo momento? Cioè, come fa un assistente operatore a fare i fuochi all'operatore? Cioè, le distanze, tutti tamponati? Cioè, evidentemente è più difficile organizzare il set dal punto di vista della produzione. Assolutamente sì, però io credo molto nella responsabilità personale, no? Cioè, noi abbiamo lavorato e combattuto, perché anche la SC ha fatto parte con la FIDAC dei protocolli, cioè i protocolli di sicurezza, noi abbiamo partecipato a stilare questi protocolli, perché chiaramente dal Ministero arrivavano dei protocolli di persone che non vivono il set come lo viviamo noi, no? Quindi il problema nostro è stato poi inserito nei protocolli, perché qual è il problema? Il problema non è come andare in un'industria normale oppure in una fabbrica, cioè dove la gente arriva, può essere tamponata e poi può proseguire il lavoro o può fare lo smart working. Nel cinema purtroppo non funziona così, perché noi abbiamo dei contatti con tanta gente, dei contatti con gli attori, dei contatti con la troupe, cioè per esempio i microfonisti, il trucco, e noi di Sartoria siamo stati quelli più penalizzati, nel senso che siamo stati costretti a fare anche 3 tamponi a settimana, perché eravamo a contatto con gli attori. Di solito è successo che sono stati gli attori a prendere il Covid, perché chiaramente dovendo recitare senza mascherina, noi bene o male ci siamo salvati, nel senso che avendo l'obbligo di indossare la mascherina, le visiere, a volte queste tute tremende che ci trasformavano da marziani, siamo andati avanti. Il problema è stato sempre con gli attori che, dovendo recitare senza mascherina, cioè molte produzioni sono state fermate proprio per il Covid che hanno preso gli attori, non tanto la troupe. Comunque è molto difficile, perché chiaramente nelle sartorie, ora faccio l'esempio della sartoria che è un po' quello che mi riguarda di più, cioè noi nelle sartorie abbiamo dovuto triplicare gli spazi per dare la possibilità di fare entrare le comparse in un certo modo, distanziate,
allontanare i tavoli, non più di due persone alla volta, cioè questo è stato il rallentamento ed è stato anche una grande spesa in più per le produzioni, che diciamo ora che cominciano un film o una produzione televisiva devono aumentare il loro budget del 20% per sostenere le spese dovute al Covid, cioè la disinfezione, tutte le sere personale che arriva in sartoria che disinfetta e che deve mettere queste maledette macchinette che ci hanno bruciato gli occhi, ci hanno fatto qualsiasi cosa, perché veramente sono è tutto un processo che comunque ha reso possibile la continuazione delle lavorazioni. Beh, siamo tuttora sotto questa, diciamo, ormai è diventata un'abitudine, no? Io domani mattina devo fare questi rifacimenti, la prima cosa deve andare a fare il tampone, altrimenti non puoi neanche entrare in sartoria. Cioè, ci sono delle regole da rispettare. Purtroppo anche, dobbiamo abituarci. Immagino anche maggiore difficoltà per, non so, noi spesso abbiamo avuto degli stagisti, studenti che vanno sul set, ma questo sarà ancora più complicato, perché immagini tamponi, distanze, assicurazioni, a parte il problema dell'assicurazione, non so, forse io, allora, noi come ASC ti dico abbiamo utilizzato questo sistema, cioè nel momento prima c'avevamo gli stagisti appunto che andavano, passavano sul set, bastava fare un'assicurazione e cose varie. Noi come ASC abbiamo deciso che gli studenti che venivano sul set, almeno io ho fatto così, altri molti colleghi mi hanno seguito, dovevano essere inquadrati completamente come siamo inquadrati noi, ovvero avere i loro contributi, essere assicurati, avere il loro pasto, perché gli stagisti a volte non gli passano neanche i pasti, capito? Cioè, quindi diventa... Noi invece ci siamo proprio, abbiamo obbligato le produzioni ad assumere anche ad una cifra, diciamo, che è il minimo sindacale, per esempio a noi sono gli aiuti consumisti, però abbiamo dato una certezza a questi ragazzi anche di essere protetti in caso il film si fermasse. Anche a livello contributivo, per esempio, io ho insistito ad avere tutti con i contributi, perché fortunatamente nella sfortuna, se un film si ferma, anche i ragazzi che hanno lavorato con noi possono prendere i loro bonus, va bene? Questo mi sembra importante. Sentiamo, stata fatta anche per quanto riguarda la scenografia, tutto quello che ha detto Carlo, assolutamente, per quanto riguarda la scenografia, dove succede poi per gli oggetti di arredamento, gli spazi proprio della scenografia e tutto quello che concerne il nostro campo. E in più, come ha detto anche Carlo, la SC ha mandato più volte ai soci delle indicazioni, delle mail, all'interno delle quali noi facevamo presente, dicevamo di far presente a noi se ci fossero stati sul set delle cose che non tornavano riguardo i protocolli, se qualche socio si fosse accorto di qualcosa, di renderci subito partecipi per poter far presente. Esatto, quindi insomma comunque ci siamo sempre mossi su questo. Ed è stato anche un gran lavoro con i sindacati, perché io ho avuto telefonate, vi giuro, alle 5 di mattina di colleghi che si trovavano in difficoltà, cioè nel senso c'erano stati dei casi positivi sul set di comparse, di cose, e non c'era un ispettore Covid per prendere le decisioni. Cioè c'è stato l'obbligo delle produzioni di prendere degli ispettori Covid, ma talvolta questi ispettori non sapevano come agire. Quindi noi c'è stato un grande intervento da parte dei nostri sindacati, che immediatamente contattavano la produzione e con la produzione decidevano la chiusura dei set o meno, oppure la chiusura momentanea fin quando non erano fatti tutti i molecolari, per poi riprendere il lavoro. Ma è stato, devo dire, un continuo. Ormai si è un po' acquietata questa cosa, perché tutti sono a conoscenza di come muoversi quando improvvisamente ti accorgi che ci sono tre persone positive. Allora, arriva il panico, uno dice cosa fa? Allora, il protocollo prevede che fino a tre persone tu, se sai, li puoi mandare a casa e poi continuare.
dopo la terza persona devi fermare la produzione. Cioè, ci sono tante regole che vanno rispettate. E secondo me, se tutti avessero rispettato veramente, controllando sul set cosa succedeva, cioè avendo dei bravi ispettori Covid, non sarebbero state chiuse tante, tante, tante produzioni. E la cosa... facciamo finire però Lucia, adesso che aveva cominciato a parlare. Tu Lucia hai anche una, come dire, una prospettiva leggermente diversa dagli altri due ospiti. Tu hai lavorato molto anche per Sky, TV 2000, Mediaset, Endemol, no? Quindi non so se è un po' diversa la tua prospettiva. Tu hai col tuo studio Tondo Quadro, poi tu sei architetto anche, quindi hai una prospettiva leggermente diversa. Scenografo. Esatto, devo dire, mi collego a una cosa che mi è piaciuta, che ha detto il maestro Perpignani prima, che è la questione dell'immagine, perché in realtà è vero, insomma, lui ha parlato per quanto riguarda il lavoro del montatore, ovviamente, io parlo per quello che riguarda la scenografia, ma insomma lo scenografo deve avere una forte capacità di immaginare, di fare delle immagini nel momento in cui si incontra con chi gli propone il progetto da fare, sia che sia televisivo, cinematografico, comunque è un'ideazione. E perché poi la responsabilità dello scenografo è proprio quella di immaginare, di costruire l'ambiente dove andrà il prodotto. E per cui anche il discorso della cultura, come è stato detto prima, è importantissimo. Per gli scenografi poi, nel caso del cinema, per esempio, il lavoro dello scenografo non si ferma semplicemente a costruire, a immaginare, quindi costruire un ambiente, ma anche eventualmente a trovare delle location, quindi dei posti esistenti che possono andare bene per dove ambientare un film, no? E questa cosa non è molto, non si sa, per chi non è dell'ambiente, spesso non si immagina che lo scenografo si occupa anche di questo. E per provare, per la ricerca delle location, abbiamo come supporto, tra le altre cose, mi piace, insomma, come dire, nominarle, le film commission all'interno della nostra penisola, che ci danno una grandissima mano, perché il nostro paese è pieno di posti splendidi dove è fantastico girare, insomma. Stessa cosa per il Lazio, la Roma Lazio Film Commission ha fatto una mappatura e ricerca dei posti e una digitalizzazione incredibile di tutti i posti dove si può girare, insomma. Quindi abbiamo dei posti splendidi già fatti, già pronti in questo senso. Senti, una mia curiosità, molti studenti studiano il cinema americano, Hollywood, eccetera, ma lo scenografo lì ha diverse tipologie, no? In America c'è l'arredattore, l'architetto, lo scenografo, il location. In Italia si tende un po' a riassumere in un'unica figura, o sbaglio? Sì, esatto, sì, c'è una, insomma, sì, diciamo di sì, per quanto riguarda il nome, la definizione, però anche da noi c'è comunque il caporeparto, c'è il... E tutti gli assistenti, è un reparto molto ampio, e gli attrezzisti, eccetera. Poi c'è l'arredatore, che l'arredatore comunque è una persona qualificatissima, dove tra l'altro ci deve essere una grandissima cultura, e sceglie tutti gli elementi, gli oggetti, soprattutto nei film di ricostruzione. È fondamentale che la preparazione sia enorme, perché altrimenti si rischia di fare, insomma, anche degli errori in questo senso. E per quanto, non parlo di arredamento, ma una volta parlando in un'intervista con Dante Ferretti mi ha detto una cosa molto interessante, che è quella che è vero che uno scenografo ricostruisce nei film di ricostruzione, storici, eccetera, però lui ha la voglia e anche la scelta di mettere all'interno delle sue scenografie degli elementi anche anacronistici, certe volte. Perché poi fanno anche il colpo di genio, no? Un elemento particolare che magari non è proprio dell'epoca, magari rivisto e riletto da Ferretti, può diventare invece un elemento interessante, importante ai fini dell'immagine scenografica generale. Senti, ricominciamo, facciamo un nuovo giro, parto però proprio da te. So che è una domanda che non ti piace molto, ma volevamo fortemente anche una donna in questo incontro. Allora, tu pensi che ci sia un problema di gender, un problema di genere nel cinema a tutti i livelli? È chiaro che ci sono tantissime scenografe,
costumiste ovviamente, ma ormai molte direttrici di fotografie, ma senti che c'è stato un cambiamento o c'è ancora un problema all'interno dell'industria del cinema e dell'audiovisivo? Allora, se parlo del mio settore, che è il settore della scenografia, la nostra associazione parla da sola perché su 300-400 soci iscritti, più del 50% sono donne, quindi credo che già questa sia una risposta a questo che insomma, la proposta che mi fai. E in più, tra l'altro, mi ricordo che io nel 2011 scrissi un articolo proprio per la nostra rivista Scenografia e Costume intitolato Scenografia e Donna, ed era il 2011. Quindi penso che in ambito scenografico, non parlo per i montatori o appunto altre figure professionali all'interno di un set, però per quanto riguarda la scenografia, l'arredamento, mi sento, e anche credo i costumi, Carlo insomma, lo dirà, e mi sento di poter dire assolutamente che le donne lavorano quanto gli uomini e gestiscono tra l'altro cantieri di maestranze, di artigiani. Bene, senti, vogliamo sentire Roberto un secondo giro. Tu come la vedi? Parto da questa considerazione. Io ho visto che molti di noi sono stati terrorizzati dal Covid, dal lockdown, e poi hanno fatto però di questo lockdown anche di necessità virtù, cioè abbiamo scoperto anche le cose positive, no? degli incontri Zoom, della possibilità di lavorare in remoto. Tu, specialmente tu adesso stai montando un film di Paolo Taviani, senti che ci siano delle cose positive anche, che noi abbiamo scoperto delle cose grazie al lockdown e al Covid, oppure no? Non voglio sembrare un disfattista rispetto alla comunicazione telematica, però preferisco il rapporto diretto. Allora, Paolo Taviani oggi era con me allo studio di montaggio. Si è vaccinato, ha fatto il richiamo, ha lasciato passare altri 10 giorni e finalmente venerdì è arrivato liberato. Io mi vaccino il 10 marzo. Allora, per me è fondamentale. Il lavoro che abbiamo fatto con Paolo in remoto risente, per esempio, di una linea potente. Se la linea non è adeguata, Paolo vedeva o non vedeva, vedeva fuori sincrono, non sentiva. Era una pena pazzesca. Abbiamo lo stesso montato perché evidentemente abbiamo un affetto che ci unisce e dunque la fiducia reciproca, però le difficoltà non vanno negate. Allora, quello che è certo è che il rapporto diretto, cioè, quando io ho fatto una conversazione con Antonio Monda qualche tempo fa, mi sembrava di essere allo stesso tavolo, è molto bella una conversazione. Ma quando si deve lavorare insieme si deve avere la stessa sensibilità, cioè quella sensibilità passa attraverso gli sguardi. Lui era fuori campo, non lo vedevo, mi arrivava la voce risonante. Allora, non è chiaro che abbiamo fatto il cosiddetto di necessità virtù di queste opportunità dei contatti appunto attraverso la rete, però la cosa molto bella del cinema è l'essere accanto gli uni agli altri. Io sono per antonomasia in una stanza a montare. Io ho fatto due film da aiuto regista con Citto Maselli e con Miclo Ciancio. Il piacere di vivere la troupe, la stima che ti arriva dall'intera troupe che ti apprezza per quanto tu ti spendi, eccetera, è un qualche cosa che veramente motiva anche le scelte che stai facendo. Allora, sostanzialmente, speriamo che questo Covid passi in fretta e non lasci tracce negative. Quello che è veramente importante è riflettere sulle esperienze. Anche queste esperienze ci stanno insegnando molto, però direi che sostanzialmente rispetto ai giovani, visto che tu sei in rappresentanza di una realtà che è quella della formazione, diciamo, della riflessione, dello studio, e non vorrei dire accademica, perché però è importante che nel vostro ambiente arrivino invece le folate di concretezza.
i giovani che vadano sui set e facciano appunto apprendistato, così come gli allievi del centro sperimentale fanno il loro stage presso delle per esempio quelli di montaggio presso i luoghi dove si monta, eccetera, è fondamentale, ma è sostanzialmente fondamentale che nell'università entri una riflessione che porti avanti oltre lo schema che ormai il cinema ha depositato. Ricordiamoci che sono 125 anni che è nato il cinema. Allora, 125 anni ci hanno depositato un sapere meraviglioso che però, se non continuiamo a rinnovarlo, a innovarlo, a portarci dentro nuove intuizioni, nuovo coraggio, poi finisce che ci fermiamo nella schematicità di quello che abbiamo acquisito. E invece la cosa bella della nostra attitudine creativa è che noi siamo dei pozzi di, in qualche modo, di impensabilità. Cioè, non puoi pensare una cosa perché la sensibilità va molto oltre il pensiero. E allora la cosa bella sarebbe lavorare proprio a scavare. Dietro ai mestieri ci sono le attitudini. Le attitudini sono dentro la figura, dentro la persona. Dunque, a questo punto bisogna non schematizzare i mestieri, proprio perché siano ancora di nuovo e sempre di più portatori di innovazioni, portatori di idee, portatori di invenzioni. Bene, io penso che debba e possa continuare questa collaborazione tra il mondo della formazione universitaria, appunto non chiamiamola accademica, e quelle delle professioni. Forse l'università ha un po' influenzato anche, non so, il centro sperimentale, adesso c'è un triennio perequato alla laurea triennale, quindi c'è un po' l'idea della, no, della formazione universitaria anche nelle scuole di cinema, no? Mi sembra che stia passando questa idea. Tu che ne pensi? Ma penso che era tempo che accadesse, doveva accadere, avrebbe potuto accadere anche prima, salvo poi sapere che nello studio e negli approfondimenti universitari c'è in qualche modo un tener conto di tutto quello che non si può ridurre semplicemente al risultato, ma invece c'è la suggestione di quanto si depositi come cultura collettiva. Allora, la cosa stupenda delle forme comunicative è che noi ci comunichiamo cultura, comunichiamo evidentemente materia sensibile, materia evidentemente comunicativa, e dunque tutto questo dovrebbe essere proprio sistematicamente non ridotto ai cosiddetti schemi, siano quelli teorici, siano quelli pratici, e invece queste due cose devono assolutamente incontrarsi positivamente. Bene, ma mi sembra che siamo ottimisti in questo incontro. Io, Carlo, visto che tu ci hai dato anche una ventata di ottimismo rispetto alle truppe, alle produzioni, eccetera, tu cosa ne pensi dove pensi che stiamo andando, ecco, con questo... questa seconda fase del lockdown, quali sono le prospettive, insomma? Andiamo in prospettiva, qual è il tuo punto di vista? Io sono molto contento che Carlo parli tu o parlo io, giochiamoci. Carlo. No, io per esempio rispetto, sono d'accordo con Roberto che il nostro lavoro certo è molto difficile farlo così. Soprattutto parlo per i corsi che noi facciamo, no? Che di solito l'abbiamo sempre fatti da in presenza. Ora abbiamo una nuova bellissima sede a Cinecittà che abbiamo inaugurato, non l'abbiamo inaugurata, ma ci siamo traslocati in una sede meravigliosa dove non vediamo l'ora di ricominciare i corsi in presenza, che però non vorremmo fare ancora perché c'è un discorso organizzativo alle spalle, anche costoso, perché devi comunque fare attenzione alla sanificazione. Quindi abbiamo deciso di continuare a fare dei piccoli corsi online, e che stanno avendo anche un bel successo, perché i ragazzi, piuttosto che stare a casa senza far niente, cioè stanno seguendo questi nostri corsi. È una difficoltà perché stamani, per esempio, io ho fatto una lezione sui tessuti, e l'unica cosa mi era venuta in mente prima di cominciare i corsi: come fai a spiegare un tessuto? Come fai a fare un disegno? Allora no, ho fatto
neanche a farla, ce l'ho qua perché ho finito oggi. Vado a tutti a casa, ecco qua, una cartella che contiene tutti i tessuti, perché ognuno poteva toccare mano e parlare mentre eravamo in Zoom, toccare un tessuto e capire che cosa, di cosa stavamo parlando. Però c'è comunque la difficoltà. Noi possiamo fare solo certi tipi di corsi un po' più teorici. Per esempio, ora stiamo facendo questi corsi che sono mirati alle nuove professionalità che sono state inserite nel nuovo contratto nazionale di lavoro, come il buyer, l'art director, abbiamo i wardrobe supervisor, sono tutte nuove figure che sono già state accettate, ma in effetti in Italia non abbiamo specializzazioni su questi generi. Quindi abbiamo deciso di cominciare a far capire ai nostri ragazzi quali sono queste nuove professioni che finora venivano svolte solo con dei film americani o inglesi o stranieri che arrivavano in Italia per loro avere queste figure. Dobbiamo cominciare ad avere anche in Italia. E per questo abbiamo cominciato i corsi online. Ma non vediamo l'ora di cominciare quelli in presenza. Perché poi il nostro lavoro è fatto di discussioni, è fatto di parlare di un disegno dal vero, di correggere con una matita. Cioè, c'è quella parte di lavoro manuale, ma sia per noi che per la scenografia, cioè, che serve e va fatta in presenza. Ecco. Esatto. Lucia, che pensa? No, sì, dicevo, esatto. Dimmi il tuo parere, perché io per esempio ho scoperto con grande entusiasmo il screen sharing, no? La possibilità di dividere lo schermo, che io non conoscevo prima, ma grazie a Zoom, Teams, eccetera, di condividere lo schermo con un ragazzo che mi fa vedere estemporaneamente quello che ha girato con un telefonino, io lo trovo straordinario. Certo, funziona per gruppi di 10 persone, non di 100 come i numeri che abbiamo al DAMS a volte, però io credo che ci siano delle possibilità anche, come dire, creative in una formazione del genere. Che ne pensi? Lo abbiamo usato anche noi e tra l'altro ce l'hanno fatto conoscere i ragazzi, perché noi prima del lockdown abbiamo cominciato i corsi della Regione Lazio sempre per la formazione di scenografia e poi abbiamo dovuto interrompere, siamo stati costretti a interrompere le lezioni in presenza, per cui abbiamo continuato le ultime su Zoom e i ragazzi ci hanno indicato, come dire, soprattutto loro, perché loro sono bravissimi adesso, hanno questi telefonini, cose, si muovono benissimo, sanno usare tutte queste nuove tecnologie. Esatto, noi un po' di meno, nel senso che abbiamo provato anche a fare delle correzioni condividendo lo schermo, perché c'è anche questa possibilità. E devo dire che non è la stessa cosa, ovviamente, che farlo con una matita e magari un pezzo di lucido, una carta lucida messa sopra il progetto, no? Per cambiare alcune cose o a dare delle indicazioni ai ragazzi. Però la cosa interessante e sicuramente piacevole è stata il poter completare il corso, perché altrimenti sarebbe stato difficile farlo. Quindi in questo senso ben vengano questi supporti nuovi. Però per certe cose ancora il metodo tradizionale, a mio parere, rimane quello forse più comprensivo. Senti, a proposito di nuove tecnologie, perché adesso stiamo andando verso la conclusione poi del nostro incontro, noi abbiamo in corso una diretta Facebook, abbiamo degli studenti anche in collegamento. Allora chiedo ad Adriano Daloia, sperando che ci sia ancora, la sua icona c'è ancora, volevo capire se ci sono domande da parte o dei colleghi o degli studenti. Abbiamo tre professionisti con tre competenze diverse, con tre storie diverse anche generazionalmente. Vorrei capire se ci sono delle curiosità sia sul lavoro tecnico, chi fa più set, chi fa più studio, moviola, chi fa televisione, eccetera. Credo che ci possano essere delle curiosità per molti. Ci sono alcune domande da parte di tre persone. Comincio dalla prima. Come vedete il futuro del cinema a livello distributivo e quindi produttivo? Questa è la domanda che ci pone Giada Galeotti. A livello distributivo e quindi produttivo. Va bene, insomma, è una domanda generale, molto, molto complessa, ma chi è che vuole
che vuole avventura. Parliamo da Roberto, come vede il futuro del cinema dal punto di vista della distribuzione e della produzione? Allora, non sono la persona giusta per dare una risposta, diciamo, diretta su questo argomento, però a proposito di futuro faccio una piccola digressione. A me interesserebbe molto vedere cosa ci aspetta, ovvero cosa noi possiamo creare in futuro, perché quando io vedo dei prodotti che poi alla fine finiscono per essere mercato, quando la nostra sperimentazione anni 60 che derivava dalla Nouvelle Vague e siamo diventati, diciamo, coloro che rompevano gli schemi, però è accaduto che quando la televisione è entrata produttivamente nel cinema, perché gli serviva il fiore all'occhiello del cinema all'interno della televisione, i festival eccetera, ci è stato detto: vi dovete omologare al concetto di audience, nel senso che non potete fare uno sperimentalismo sostanzialmente senza la possibilità di raggiungere tutti, perché altrimenti si abbassa lo share. E allora a questo punto ho sentito proprio che stava arrivando un qualche cosa che era imposto, senza di che non ci sarebbe stata produzione. Allora, questa cosa l'ho sentita come una mortificazione, perché io arrivavo con un entusiasmo da neofita addirittura. Però in verità io penso che le nostre possibilità e attitudini all'invenzione andrebbero assolutamente riportate dentro il progetto produttivo complessivo, proprio perché è talmente vasto che diciamo, creare delle cose con delle forme innovative avrebbe comunque non solo la funzione di rinnovare il sistema complessivo, ma anche di ottenere audience, di ottenere attenzione da parte di un pubblico che non è necessariamente interessato al prodotto omologato. Ho fatto una digressione, però poi sostanzialmente ho anche cercato di rispondere a questa cosa. Volevo dire una cosa che mi preoccupa moltissimo. Mi preoccupa perché, anche se è passato un anno dove non siamo più potuti andare al cinema, no? A parte quest'estate che io sono riuscito a vedere due o tre film, a me manca molto il grande schermo e manca molto la possibilità di stare a guardare uno schermo insieme ad altra gente, che è il momento magico del cinema, cioè di guardare una cosa insieme a tanta altra gente che pensa in un modo diverso dal mio, che vede il film allora la cosa che mi preoccupa è che la gente si abituerà, forse, spero di no, a non andare più al cinema. Questa è la cosa che mi fa spavento, cioè che entriamo tutti in una mentalità di dover rimanere a casa e guardare il grande cinema, che non può essere trasmesso in televisione, perché è tutta un'altra cosa. Però questo mi fa paura. Io vi dico, adesso c'è da votare, io voto per gli Oscar, come Roberto vota per gli Oscar o per i Davide Cosa, sono costretto a guardare a casa dei progetti che non neanche uno ho visto al cinema, e questo mi fa spavento, perché il cinema è nato per essere proiettato su un grande schermo in un luogo magico che è il cinema. Questa è la mia paura. Però è un processo, mi sembra, che era nato ben prima del Covid, cioè la crisi della sala e la necessità di una, dicono i nostri teorici, di una rilocazione dell'esperienza filmica nel tom-tom, nel cellulare, nel computer, nel telefonino, è nata anni prima. Insomma, è un processo che sta nascendo da tanto tempo, no? Assolutamente, però quello che dico è che forse il Covid peggiorerà questa cosa, cioè mentre comunque c'erano dei cinema dove noi tutti andavamo, cioè io ci andavo con tanti amici, ci vedevamo al cinema per poi andare a mangiare la pizza, parlare del film, cioè questa cosa che mi spaventa è che man mano continueranno a sparire le sale. Questa è la cosa che mi mette una grande angoscia.
Questo, Lucia, che cosa ne pensi? Ne pensi tu che vieni anche da un'esperienza un po' diversa, meno sala forse? Tu sei nostalgica della sala o no? Assolutamente, così come sono nostalgica della socialità, è veramente pesante questa cosa. Assolutamente concordo con Carlo in quello che ha detto, perché andare al cinema tutti insieme è anche proprio vivere il sociale e stare con la gente, questo non c'è. Come i nostri ragazzi all'università che fanno i corsi online, o come pensiamo ai maturandi di quest'anno che fanno la maturità non avendo fatto scuola e quello socialità. Quello sarebbe da aprire un argomento proprio e parlarne a lungo, perché quello che sta facendo sui nostri ragazzi questa cosa non è assolutamente da sottovalutare, è veramente difficile per loro fare questo. Esatto, sì. Cambia proprio l'atteggiamento, la mentalità e proprio l'atteggiamento. Senti, andiamo a conclusione. A me piacerebbe un'ultima cosa. Abbiamo aperto un fronte interessante, questo del confronto tra professori, docenti, storici, esperti e professionisti, artisti, collaboratori artistici. Come si potrebbe continuare? A me piacerebbe che si continuasse un'attività o di tipo, come dire, anche militante. Per esempio, cosa dovremmo fare? Ci sono i teatranti che vanno di fronte ai teatri a chiedere l'apertura dei teatri. Ci sono delle attività comuni, oppure a livello di formazione, molti di voi collaborano con l'università, noi stessi ci sforziamo di fare laboratori di filmmaking, di montaggio, di sceneggiatura con i professionisti. Ecco, come si può continuare ad allacciare questo rapporto, diciamo, tra Cook e vostre associazioni dei professionisti? Dandosi da fare. È proprio, cioè, avere dei progetti che gli incontri siano sempre più difficili e mirati. Io dico, ora vi voglio fare un esempio di quello che potrebbe essere, cioè, che potrebbe essere una nuova strada, no? Diceva Roberto la sperimentazione e cose varie. Io sto partecipando in questo momento alla preparazione di uno spettacolo teatrale che, essendo in bilicola, cioè non c'è la possibilità di poterlo fare in teatro o meno, cosa stiamo facendo? È venuta l'idea al mio regista, dice: allora lo facciamo in video, cioè lo prepariamo lo spettacolo con le riprese, ma non in teatro, su dei luoghi deputati, per essere poi pronti a mischiare la parte visiva, diciamo cinematografica, con la parte teatrale. È un esperimento che non vedo l'ora di cominciare a fare per capire nuove strade. Capiamo che cosa succede. Bello. Cioè, ecco, è una cosa per dirvi, no? Sono delle idee che ci sono venute dovute al Covid, che hanno fatto sviluppare. Chissà se non ne svilupperemo delle altre. Bene, senti, allora resto su di te, Carlo, perché c'è una domanda di Barbara Maione che dice, a proposito, in questo momento di incertezza generale dovuto al Covid, se ti trovassi di fronte a un aspirante costume designer, qual è il primo consiglio che potresti darle? No? Se ti arriva una delle nostre ragazze, che consiglio gli dai? Leggere bene i protocolli Covid. No, scherzo. No, io devo dire, incoraggio comunque sempre molto i giovani. Incoraggio i giovani, soprattutto in questo momento. E vi devo dire che, per esempio, noi con i corsi che facciamo, è una cosa che mi ha molto colpito questi giorni. I ragazzi che frequentano i nostri corsi, che non sono centinaia, perché sono corsi piccoli, fortunatamente riescono sempre ad inserirsi, cioè in questo momento stanno lavorando tutti comunque. Quindi io incoraggio sempre i giovani a non mollare, perché anche io quando ero giovane non ho mai mollato, non mi sono mai scoraggiato. Io venni a Roma nel lontano 1980 con la mia cartella sotto il braccio e feci fatica a trovare lavoro, però poi conobbi Gabriella Pescucci, Piero Tosi, Maurizio Milenotti, Tirelli, che mi presero sotto, diciamo, la loro protezione, e io così sono andato avanti. E mi è rimasta molto questa cosa di aiutare i giovani. Cioè, io nel momento in cui c'è qualcuno che vuole venire,
ora c'è certo con il Covid, ad assistere ad un laboratorio. Sono sempre molto aperto, perché dico che abbiamo bisogno di questi giovani, perché sono il futuro del nostro cinema, sono il futuro del nostro teatro, hanno bisogno di essere supportati e soprattutto hanno bisogno di essere preparati a questo mondo, che è un mondo bellissimo, ma c'è anche tante insidie alle spalle, no? Cioè, io dico, insegniamo, per esempio, stamani facevo la lezione, per esempio, sui tessuti, come dicevo, però poi facevo notare, ragazzi, non è sempre un sogno, perché poi dovete andare dai produttori a spiegargli che questo tessuto, che è un tessuto tecnico, modernissimo e cose varie, ha un suo costo. Quindi non è sempre un mondo meraviglioso, è un mondo in cui dovete affrontare delle bestie di produttori che ti diranno scordati di fare questa cosa, che ti diranno dimenticati questo budget, non lo potrai mai avere, dimenticati che dovrai... Ecco, l'unica cosa che bisogna invece insistere in questo momento è avere i soldi per far rispettare i protocolli, credetemi. Questa è la mia prima lotta in questo momento, perché se non siamo coperti non possiamo lavorare in tranquillità, e bisogna lavorare in tranquillità. Sparirà, speriamo che sparisca presto questa cosa. La cosa che mi piace molto è quando le diverse esperienze si contaminano. Io ero con Peppino Rotunno a lavorare con Ronconi al Guglielmo Tell alla Scala per l'inaugurazione dell'84, credo che fosse 85. Era stupendo vedere l'entusiasmo, lo slancio di Luca, che era, ha voluto dei pannelli con dei materiali girati da Peppino, montati da me, perché diventassero, diciamo, il movimento interno della scena e della reinvenzione. Allora, niente di più canonico che il teatro lirico. Ecco, non è così. Anche il teatro lirico ha le sue possibilità di esplodere, perché la musica è esplosione, è emozione che prende forma. Ogni volta la forma va sempre reinventata. Bello, ma è una bella lezione che ci state dando, e che state dando soprattutto ai più giovani, agli studenti. Speriamo che ce ne siano numerosi che ci stanno seguendo su Facebook. Lucia, vogliamo finire con una battuta tua, perché tra un po' è ora di cena. Mi leggo proprio a quest'ultima cosa dicendo, e anche al discorso prima dell'omologazione come immagine, perché succede anche televisivamente parlando, che alcune scenografie risultano sempre uguali e stereotipate con il grande schermo e la pedana e basta. Quindi ai giovani dico di avere coraggio delle proprie idee, della propria immaginazione, di portare qualcosa di nuovo rispetto a quello che magari si vede e generalmente attualmente nei format, eccetera. Bene, allora io vi ringrazio, è stato utilissimo. Spero che non sia una puntata unica questa qui, ma sia una serie, no? Che ci siano dei sequel e che possiamo sentire anche altri vostri colleghi, direttori e direttrici di fotografia, insomma gli altri mestieri, no? Sarebbe interessante proprio anche una volta dare le parole alle maestranze, quali sono i problemi di una troupe, degli elettricisti, dei macchinisti, no? Di quelli che sono magari figure apparentemente secondarie. Questi sono il lavoro, è questo. E quindi niente, io sono contento che voi siete ottimisti, sia per il futuro del cinema, sia per l'uscita in qualche modo produttiva da questa fase triste che stiamo vivendo del Covid. E mi sembra che sia stata davvero una riflessione utile per noi, per i colleghi, per gli studenti, anche una bella lezione, e che abbia un minimo seguito anche una battaglia per ritornare al cinema. Tutti noi vogliamo il grande schermo, vogliamo che riaprano i cinema, che il ministro Franceschini dia seguito a questa promessa, che si torni presto al cinema con i distanziamenti, con tutte le prevenzioni e le tranquillità del caso, ma noi vogliamo tornare di fronte a un grande schermo, vivere l'esperienza collettiva, come diceva Carlo, poi andarci a mangiare la pizza magari, ma ragionare e vivere questo momento di sogno che poi tutto sommato resta nel cinema dai 125 anni di cui parlava Roberto sino a oggi. Bene.
Allora, grazie, veramente vi sono molto grato. Sì. L'ultima cosa, no, ricordo chi si fosse messo, chi fosse arrivato più tardi, che domattina alle 10 davanti al Teatro dell'Opera c'è questa manifestazione proprio per la riapertura dei cinema, dei teatri lirici, dei teatri di prosa e per far riprendere lo spettacolo dal vivo. Alle 10 domani davanti al Teatro dell'Opera, Piazza Benedetto. Che a Roma ci vediamo lì. Grazie, vi sono molto grati, un abbraccio e buona cena.